Ben trovati, benvenuti in questo nuovo appuntamento con Yokai Watch Academy, vita da studenti. Come per lo scorso video, oggi altri misteri dell'Aurora. Dobbiamo finire questi misteri dell'Aurora assolutamente o non si va avanti. La prima missione di oggi, il preside di Rani sembra sapere qualcosa sui sette misteri dell'Aurora, furia scimmiesca. Interessante. Quindi andiamo subito a scuola, parliamo con i presidi reali e vediamo qual è la sua missione. Sembra che abbia a che fare con Emma. Quindi Emma è sicuramente nei guai. C'è una volta che Emma non si metta nei guai? Beh, se non altro Gibastiano può fare il suo rap. Emergency. Mi fa ridere come questi qua vengano nel club FNY e ti dicano: ah, ma voi siete il club FNY? Ok, prendete sta carta. È come se non sapessero che fosse il club. Eccolo qua, il preside. Oh, Club FY, finalmente siete qui. Ho bisogno del vostro aiuto. Si tratta di Emma, è stata rapita. Qualcuno si è intrufolato di notte in casa mia e me l'ha portata via. Ma se solo ci fosse stata più luce, sarei riuscito a beccarlo, quel furfante. Per questo ho bisogno di voi, ragazzi. Potreste indagare nella mia residenza? Si trova a nord-ovest del cortile principale, la riconoscerete subito. Siete la mia unica speranza, vi prego, riportatemi mia figlia. La figlia del preside, Emma, è stata rapita durante la notte. Andiamo a cercare degli indizi della residenza reali. Siamo pronti! Sapevo di poter contare su di voi, ragazzi, grazie di cuore. Dunque, siete liberi di esplorare qualunque angolo della casa. Se trovate qualcosa di sospetto, venite a segnalarmelo. Buona fortuna. La furia della scimmia. Potere simia. Ah, eccola qua la residenza. Oh, che succede qui? Tu che ci fai? Wata! E anche però già finito di allenarmi. Vabbè, dammi mi piace, ci vediamo dopo. Entriamo allora dentro la residenza. Non si può entrare? Devo andare qua dietro? Ah, guarda un po'. La banana, quella che piacciono alle simie. Una buccia di banana. Che cosa ci fa qui? Potrebbe averla fatta cadere il rapitore di Emma. Torniamo dal preside. Cioè, venire qui solo per una buccia di banana. Una buccia di banana? Che diamine ci faceva nel mio cortile? Ho capito, il rapitore voleva rubare un cesto di banane, ma vedendo i capelli biondi di Emma si è confuso e ha rapito lei. Cosa stai dicendo, che la mia Emma somiglia ad una banana? A quanto pare abbiamo a che fare con un rapitore scimmiesco. Cosa? Sei sicuro di quello che dici? Ti sembra che abbia la faccia di uno che scherza per caso? No, è solo che... Ma lasciamo stare. Ehi, ma dico, chi è che si diverte a lasciare bucce di banane in giro? Quella voce è il professor Whisp, sembrava provenire dal quarto piano. Ha parlato di alcune bucce di banana, non può essere una coincidenza. Il preside ha ragione, forza, andiamo. Ma che orecchie hanno? O quanto forte ha parlato il signor Whisp? Perché da sentire la voce con i muri, il cemento, acciaio, insomma, troppa roba. C'è troppa roba in giro. Ah, una busta di banane. Ma io non ci scivolo. Oh, che succede? Ho appena visto un tipo misterioso lasciare qui queste bucce di banana. Purtroppo correva così veloce che non ho potuto vedere chi fosse. Prima che sparisse però l'ho visto dirigersi verso il terzo piano. Quindi devo andare al terzo piano, ok. Che in realtà sarebbe il quarto, per come contano i giapponesi e gli americani. Ah, eccola qua, un'altra, va. Una buccia di banana, yes. Quindi qua dovrebbero essercene altre. Eccola qua, grande. Allora, ah, è salito qua sopra. Magari ha portato Emma sul tetto della scuola per poi buttarla giù. È un maniaco, dobbiamo salvare Emma, forza. Guardate là, c'è qualcuno sulla parete della scuola. Eccolo, deve essere quel gorilla di cui parlavi. E voi che diamine siete? Cercate rogne per caso? Gibastiano, aiutami! Ehi tu, lascia subito andare Emma. Guarda che non è una banana. Per chi mi hai preso? La vedo che non è una banana. Ma allora perché l'hai rapita? Oh no, si mette male, ragazzi, che facciamo? Oh mani, il mio odio per voi supera ogni limite! Non vi perdonerò mai! Visto che fate tanti cradassi, che ne direste di una bella lotta? D'accordo, resisti Emma, ti salveremo. Ebbene, lottiamo allora. Sconfiggi i nemici, uno. Che fai?
Neanche mi trasformo, guarda. Gli schivo tutti i colpi, gli schivo, è lento. E ogni volta che schivo mi ricarico la salute, che bello. Che poi non è che schivo, faccio una semplice capriola. Ah, eccolo. Chi è questo? Scimpanzé stregone. Ok, ora posso trasformarmi. Ci ha preso un danno pazzesco, quindi immagino che non sia troppo forte, no? Lo testiamo subito, lo testiamo. Normale, direi. Sì, normale. Ovviamente ho messo gli attacchi aggiuntivi per Sky Snaker, se no col cavolo che si andava avanti. Ah, sto attaccando Mataro, che è Shining Batteo, Shining Boy. Mi escono i nomi giapponesi, che non ci posso fare niente, raga. Purtroppo. Toh, infiammati. Gorilla alla piastra. Spezza difesa. E via. Bello così, Andato. Facile. Un po' troppo facile. Ah, però se prendiamo le medaglie dei gorilla, oh. Abbiamo vinto. Cos'è, non fai più gradasso ora? Smettila, Gibastiano. Non fare bambino. Gibambino schiano. Sì, era pessimo. Grazie per avermi aiutato di nuovo, ragazzi. Non so come fare senza di voi. Prima un gigante, poi un serpente e ora un gorilla. Caspita, che fatica. Ma che dici, Gibastiano? Così la farei sentire in colpa. Ah, maledizione, perché non me ne va mai bene una? Ora rispondi, forza, spiegaci perché avevi rapito Emma. Hai detto che non potrei mai perdonare l'Accademia. Per quale motivo? Perché questo posto mi ha negato la libertà, ecco perché. Ti ha negato la libertà? Sì. Prima di diventare un tenebroso facevo parte di uno zoo. Ogni giorno ero costretto a sentire le risate dei turisti. Ah, che frustrazione. Ma poi, all'improvviso, decisi di fuggire per sempre da quel posto infernale. A causa di questa accademia, però, il mio sogno di libertà si infranse. Sul serio, per quale ragione? Durante alcuni lavori di ristrutturazione mi cadde addosso una struttura d'acciaio. Ovviamente, morì sul colpo. Per questo ho giurato vendetta su questa scuola. E così hai pensato di rapire la figlia del preside? Sei un vigliacco. Silenzio. Nessuno di voi è in grado di capire il mio dolore fino in fondo. Non avete idea di cosa si provi a stare chiuso in gabbia a far ridere la gente. Far ridere la gente? Per caso sei Jungle Joe? Sì, quello era il mio vecchio... Un attimo, tu mi conosci? Lo sapevo, eri tu allora. Lo conosci sul serio, Emma? Sì. Una volta mi persi dentro allo zoo e mentre aspettavo i miei genitori mi misi ad osservare le acrobazie in moto di Jungle Joe. Cosa? Mi dispiace, Jungle Joe. Sei diventato un tenebroso a causa nostra. Ma almeno adesso puoi essere finalmente libero, non trovi? No, ormai è troppo tardi per me. Non potrò mai essere libero come vorrei. Capisco cosa intendi, ma vedi, tempo fa neanch'io ero libera. Ero rinchiusa nella torre spada sotto il controllo di un tenebroso. Ma grazie a Gibastiano e ai suoi amici, anch'io ho riassaporato la libertà. Per questo sono convinta che possa farcela anche tu. Abbi fiducia in noi! Oh, perché mi stai dicendo questo dopo tutto ciò che ho fatto? Sapete, i primi tempi allo zoo adoravo la compagnia degli umani. Il tuo discorso deve avermi riportato con la mente a quei bei tempi andati. Medaglia Furia Scimmiesca. Beh, che dire. Sembra che il rancore di Jungle Joe si sia esaurito. Ryan ha ragione. Ora puoi goderti appena la tua nuova vita, amico. Sì, credo che abbiate ragione. Grazie, ragazzi. Sì, bravo Jungle Joe. Grazie per l'aiuto, Emma. Senza di te Jungle Joe non si sarebbe calmato. Ma che dici, Gibastiano? Sono io a dover ringraziare te, invece. Ehi, ti andrebbe di volare di nuovo su Momo? Non dirmi che
Mi stai invitando ad un appuntamento. Oggi, Bastiano. Sì, d'accordo, aspetto la tua chiamata allora. Lui è totalmente vuoto nel cervello. L'ultima missione credo si sia... Oh! Gli alieni argentati! Uno studente davanti al negozio di libri sembra sapere qualcosa sui sette misteri dell'Aurora. Oh yeah, buttiamoci prima di tutto e andiamo a parlare con questo studente davanti alla libreria. Ecco la missione. Ehi voi, aiutatemi vi prego, sono appena stato derubato. Avevo aspettato così a lungo prima di poter acquistare quel libro e non ho neanche avuto il tempo di leggere la prefazione. Oh, che guaio. Non è che mi dareste una mano per recuperarla, ve ne sarei grato. Va bene. Sembra che qualcuno abbia rubato il libro di uno studente. Dove potrà essersi cacciato il responsabile? È tempo di rintracciarlo. Su serio mi aiuterete? Grazie, grazie di cuore. Quindi sei riuscito a vedere il ladro in faccia? Che aspetto aveva? Purtroppo l'ho visto solo di sfuggita, ma c'è un dettaglio piuttosto strano. Assomigliava ad un alieno argentato, come quelli che si vedono in TV. Cosa? Già, e sembra che questo ragazzo non sia l'unico ad aver subito un furto. Sta dicendo che ci sono stati più furti uno dietro l'altro? Parrebbe di sì, ma non saprei dirvi altro al riguardo. Dimmi un po' che libro era? Beh, ecco... tutto bene? Ma... Ehi, guardate là! Ah, eccolo, è lui l'altro del mio prezioso libro! Cosa? Oh no, sta scappando! Sembra diretto verso l'accademia, presto inseguiamolo! Ben detto, Ryan, non ci sfuggirà! Finalmente ti abbiamo raggiunto, non azzardarti a scappare ancora! Vabbè, allora... Oh no, sto fuggendo di nuovo! Ma che? Si sono moltiplicati! Caspita, chi immaginava che potesse essercene più di uno? Ehi voi, siete qui per fare del male alla scuola? Rispondetemi subito! Ehi, avete sentito il signor presidente? Gli state mancando di rispetto! Ben detto, Gibastiano, una frase di grande effetto! Se ne stanno andando, ma stavolta erano in molti di più. Non preoccuparti, Sanelli, scopriremo il loro segreto, vedrai. Ha ragione, signor presidente, forza, inseguiamoli! All'interno della fornace? Ah, c'è la missione! Indagine a Monte Inceneritore. Dopo averlo inseguito per quasi tutta l'accademia, l'alieno argentato si è riunito con i suoi compagni a Monte Inceneritore. Smascheriamoli! Eccoli qua, chi è? Ah, è lui! Cyber Tirannosauro! Il bellino lui! Lui ci sblocca la lotta poi con Gekuger Y, è perfetto, è molto importante! Ci serve lui! Ci fa fare un sacco di punti, ci fa fare poi se ci combatti, quindi è ottimo! Wow! Allora, direi di tenermi l'attacco più forte e poi scaricarglieli contro quando si carica. Tanto continua a evitare i suoi attacchi. Aia, quello mi ha preso però. Certo, però se evitasse di puntare solo me. Ma allora. Dai. Vabbè. Allora, dai. Non gli facciamo niente però così. Uffa. Che poi non posso neanche attaccarlo se devo dare gli attacchi. Ecco, per l'appunto. No, spezza difesa. Oh. Vabbè. Aspettiamo che carica. Dove punta? Sta qua il nemico. Non è a ricerca? Dai però.
Oh. Niente, mo attacco, basta. Non mi interessa, ci prendi danni. Va bene, mangia, 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 però mangia ora. Un po' devi pure mangiare. Wow. E però mi hai scocciato, eh. Oh. Un po' di attacchi pesanti devo farglieli. Ok. Mo' un attimino. Maya ci ha incitati. Grazie, Maya. A buon rendere. Non so quando, ma prima o poi. Spezza difesa, vai. Gli abbassa la difesa. Mi sa che non si carica più sto tizio. L'attacco e basta, l'attacco. Attacchiamo a ripetizione così, dai. Ok, è andato. Buono. Buono anche questo. Bello. Dicevo, è molto importante perché ci sblocca una battaglia con il Gekoger Y ed è perfetta. Mi pare che sia questa quella che sblocca la battaglia, mo. Vorrei dire una stupidaggine. Che faticaccia. Bene, e ora è tempo di scoprire la verità. No, ancora. Incredibile, quindi quel dinosauro era formato da questi alieni argentati. Beh, io non sono così tanto sorpreso. E invece dovresti, Matteo. Guarda, sono dei robot. Dei robot, hai detto? Eh? E quello cos'è? Oh, ecco qua! Che cosa è successo? Che ci facevo qui, preside reali? Oh, per fortuna che è tutto finito. Mi ero preoccupato non poco. Albert e Charles, che cosa ci fate voi qui? Non ditemi che questi robot sono una vostra creazione. A dire il vero lo sono. È stato il preside a chiederci di costruirli. Il preside? Dite sul serio. Sì. Volevo usarli per disfarsi dei documenti segreti dell'Accademia. Purtroppo, però, c'è stato qualche malfunzionamento del loro sistema. Malfunzionamento? E da che cosa è stato causato? La sera che abbiamo consegnato i robot a preside pioveva a dirotto. Pare che le onde elettromagnetiche dei fulmini abbiano manomesso i robot. Stai dicendo che i loro circuiti interni sono come andati in tilt? Esatto. Tuttavia la loro capacità di distruggere oggetti era rimasta intatta. Ora capisco. Quindi erano venuti qui per disfarsi di quel libro, giusto? Già. Inoltre sembra che alla fine non fossero dei veri alieni. Ma perché non ci avete chiesto aiuto subito? Di noi potete fidarvi, lo sapete. Beh, il preside ci aveva parlato di un grande segreto dell'Accademia. E vi aveva promesso una ricompensa se non ne aveste parlato in giro, vero? Ne hai indovinato. Ci avrebbe permesso di studiare all'interno di Mechaizord Y. Cosa? È fantastico! Beh, immagino la vostra felicità. Quel robot è davvero fantastico. Già, puoi dirlo forte. Oh, cavolo, anche io vorrei tanto venire all'interno di Mechaizord Y. Ma Gibastiano, te sei uno di quelli che lo pilota, che stai dicendo? Aria, stiamo parlando di Gibastiano, non è che è una cima, eh. L'alieno d'argento, medaglia ottenuta. Con il preside dietro che li comanda, grande. Fantastico, una medaglia dell'Aurora. E con questa sono 7, giusto? A proposito, qual è il grande segreto dell'Accademia di cui vi parlavate prima? Mi dispiace, ma non possiamo dirvelo. Esatto, dopotutto si tratta di un'informazione confidenziale. Il segreto era quel libro, vero? Era un libro spinto, dite la verità. Cosa? Come fate ad indovinare, Aria? Semplice, prima che arrivasse qua il preside lo scorto da lontano. Ora capisco. Ecco perché il preside reale era arrivato qui come un treno. Eppure avevamo già bruciato quel libro una volta, vi ricordate? A quanto pare il preside perde il pelo, ma non il vizio. Ah,
Per il bene di Emma, avevo deciso di liberarmi per sempre di questi libri. Ho mantenuto la promessa e questo è l'unico che mi è rimasto. Si tratta di Seduzioni a luci rosa 2, il mio preferito. Ah, cosa devo fare? Va bene, gli darò giusto un'altra letturina, così per divertimento. Ehi papà, ti andrebbe di accompagnarmi alla prossima partita del club di... Papà, che cosa stai leggendo? No! Tranquilla, Emma. Congratulazioni, Club FNY! Avete risolto i 7 misteri dell'Aurora! Siete stati davvero in gamba, non c'è che dire. Bravi, bravi, bravi! La ringraziamo. Nel frattempo, però, la commissione disciplinare si è rafforzata. Inoltre, Tristano mi ha detto che i membri della polizia studentesca sono arrivati ad aumentare del 20% e la banda è in difficoltà a respingerli. Questo significa solo una cosa, dobbiamo migliorare ancora di più. In tal caso, questi ragazzi potrebbero esplorare il terzo monolite Y, no? Sul serio? Fantastico! Andremo nel terzo monolite Y! Ma che cosa sarebbero questi monoliti Y di preciso? Cosa? Come sarebbe a dire? Ti sei davvero dimenticato cosa sono? Ti farò il ripasso, Gibastiano. Nel primo incontrammo Fulmingatta. Oh sì, hai ragione. Poi fu la volta del secondo in cui facemmo amicizia con Cielo Spirito. Cielo Spirito, ma certo! Quindi il monolite Y è quella prigione in mezzo al mare, giusto? Cosa? Ma no, che dici? Quello era il campo di Alcatraz! Gibastiano, i monoliti Y sono delle rovine misteriose dell'Accademia. E adesso che abbiamo 7-9 medaglie è tempo di esplorare il terzo. Sì, mi sembra un piano interessante. Facciamolo. Fantastico, non vedo l'ora di ripartire! Signor Preside, lei vede dove si trova il terzo monolite Y? Ve lo dirò io, si trova nella Valle Croissant, all'interno della piramide. Wow, certo che lei sa davvero un mucchio di cose, signorina Vapori. Che cosa stiamo aspettando allora? Tutti alla Valle des Pliants! Si chiama Valle Croissant, non Valle des Pliants! Buona fortuna, ragazzi. Ne avrete bisogno contro di lui. Oh, Emma, sei tu! Oh, sono così felice che tu sia qui. E cosa vuoi per cena stasera? Ma tu sei... No, non è possibile! Ne è passato di tempo, vero, nonno? Puoi dirlo forte. Sapevo che ti eri reincarnato in Emma. Ma non pensavo che potessi presentarti anche nella tua vera forma. Invece posso farlo e come. Il mio mondo, Yokai World, è stato distrutto dagli alieni. Io però riuscii a sopravvivere e finii per entrare nel corpo di Emma. Oggi lei stessa mi ha prestato un po' della sua forza per mostrarmi a te. Purtroppo ancora non ho riacquistato neanche la metà del mio vero potere. Capisco. Ora si spiegano molte cose. Chissà se anche Zazel si è reincarnato in qualche umano. Io sono sicuro che sia così. Zazel è un ragazzo forte e se la caverà. Sì, hai ragione. Noto con piacere che non ti sei dimenticato di noi. E come potrai mai dimenticarmi? Ascolta, nonno. Questi alieni hanno una forza strabiliante. A questo punto credo che sia necessario risvegliare... Arcofelino. Cosa? Quello Arcofelino? Lo io criminale più ricercato di sempre? Mi dispiace, nipote, ma liberare quella testa calda è un rischio troppo grosso. Sì, però... devi sapere che durante l'attacco a Yokai World, la prigione in cui era rinchiuso rimase distrutta insieme a tutto il resto. La sua anima, poi, si tinse di blu, rosso e giallo e fu inviata nel mondo umano. Cosa? Ma non è possibile! Però, a pensarci bene, il potere di Arcofelino potrebbe tornarci utile. Sapevo che alla fine saresti stato ragionevole, nonno. Ah, ma che...
Ah, papà, va tutto bene? Ma che cosa ti è successo?